gli stessi benefici che lo stesso intervento comporta, soprattutto dal punto di vista paesaggistico, in quanto la valorizzazione dei manufatti risulta direttamente percepibile dall'asse della superstrada bussentina, visibile da tutti gli utenti che percorrono detto asse stradale prima dell'accesso all'abitato. Riteniamo che le stesse acque discariche provenienti dal costruendo impianto di depurazione sono previste e recapitate nel vallone del Mituio, cosiddetto, corso d'acqua prevalentemente secco, con tutti i danni ambientali che lo stesso comporterà nel tempo. Senza poi affrontare la problematica della realizzazione del tunnel sotto il Monte Pitre, che presenta rischi enormi sia dal punto di vista della sicurezza che per gli stessi smottamenti di terreno, nonché di inquinamento del fatto sotterraneo. Punto 4. Preso tramite l'albo online del Comune, che è stato posto a gara d'appalto il progetto di messa in sicurezza della bratella di collegamento tra il centro abitato e lo svincolo della sua strada bussentina. Riteniamo che tale proposta progettuale, che prevede la raccolta delle acque meteoriche, ma in particolar modo l'allargamento della cuffia in corrispondenza della croce della Madonna, debba essere rivista e riformulata con una nuova impostazione del progetto, in quanto la traslazione dell'asse stradale e il rientro della stessa curva verso il manufatto in costruzione della scuola per l'infanzia di circa 15 metri può creare non pochi problemi a livello di sicurezza per la distanza alla quale si dovrebbe trovare l'edificio. E non solo, ma il taglio di gran parte del terreno retrostante il manufatto verrebbero a mancare i requisiti minimi degli standard urbanistici per edifici di questo tipo. Punto 5. Sono passati quasi 10 anni dall'incarico sottoscritto per la direzione del PUC, o meglio dal piano regolatore comunale. Il Comune ha già speso una cospicua somma in tal senso. Chiediamo che lo stato d'arte della programmazione del PUC, la validità della convenzione sottoscritta con i tecnici redattori e i tempi che si prevedono per portare a termine la programmazione. Questo segretario. Ripasso integralmente se vuoi mettere a verbale. Giusto in chiusura volevo aggiungere una cosa, auspichiamo quindi che in futuro qualsiasi forma di figura anche di collaborazione sia lavorativa che professionale, la cui scelta avvenga per decisione diretta dell'amministrazione, possa venire per bando o avviso pubblico, affinché sia data la possibilità a tutti i giovani e non giovani di questa comunità di partecipare alla pari e non vedere la scelta per chiamata diretta ad una persona che vada sempre in un'unica direzione politica. Il tutto sempre nell'ottica della trasparenza e della non discriminazione. Grazie. Allora, rapidamente qualche cosa possiamo già anticiparla, poi le altre cose più specifiche saranno oggetto di una risposta che mi riceverete nei prossimi giorni. In merito alla questione della rinuncia da parte degli amministratori alle indennità, noi è stato oggetto della campagna elettorale, mi ricordo, vi chiedemmo che fine avrebbero fatto i rimborsi, non c'è stato mai risposto, diciamo, noi in questi 10 anni risulta che i rimborsi non sono stati mai utilizzati, credo che andremo avanti su questa strada, nel senso che l'indennità sarà poi in libertà di ciascun amministratore decidere se intende tenerle oppure no, ma voglio dire, quello che faremo è non chiedere rimborsi che vi garantisco possono essere ben più cospicui delle indennità già molto risicate, diciamo così, relative alle aspettanze degli amministratori. In merito invece alla questione dell'impianto di depurazione, di delocalizzazione, voglio soltanto rasserenare un po' gli animi, perché così come ce l'avete detto sembra che stiamo per fare un disastro ambientale, insomma, abbiamo acquisito i pareri degli enti sovracomunali che hanno valutato tutti gli aspetti annessi e connessi alla realizzazione di questo intervento, per cui abbiamo chiesto personalmente, spontaneamente all'ente parco in particolare, di istituire un servizio di monitoraggio delle attività durante il periodo di lavorazione, proprio per cercare di garantirci qualsiasi tipo di inconveniente. Il nostro intendimento è risolvere un problema, non crearne un altro. Per cui, diciamo,
siamo fermamente convinti di questo, andremo avanti senza esitazioni su questo, quindi voglio dire, da questo punto di vista la nostra posizione è cristallina e siamo convinti che se riusciamo a fare questa operazione riusciremo finalmente ad utilizzare per fini turistici il nostro miglior tipo e possiamo veramente cominciare a parlare di uno sviluppo turistico che può avere, diciamo, senso. In merito alle altre questioni, adesso mi sfugge qualche punto, però qual era l'ultimo punto? Scusatemi. La questione del PUC abbiamo già detto, praticamente abbiamo le bozze e cominceremo tra un mondo a fare gli incontri, diciamo così, con tutte le categorie per poter discutere su queste bozze, perché siamo in dirittura di arrivo, siamo già in dirittura di arrivo. Per ciò che attiene alla questione della bretella di collegamento, riteniamo che anche questa sia un'opera estremamente importante perché riqualifica, diciamo, dal punto di vista almeno della viabilità tutta quell'area, andando a eliminare dei pericoli reali, concreti. È stato tutto calcolato nei minimi particolari dal progettista, che da questo punto di vista devo dire è estremamente scrupoloso, per cui valutiamo, però vedete, siamo già in fase di gara, 16 scatole di termini, per cui diciamo dobbiamo andare poi a fare la gara per aggiudicare i lavori, per cui credo che questa sia un'opera invece che vada a riqualificare l'intera area, cercando di porre rimedio anche a sconci, diciamo, che sono stati rifatti in epoche passate, sicuramente non da questa amministrazione. Per ciò che attiene invece la questione dei debiti di cui avete parlato, io adesso non ho contezza di tutta la questione, sarà oggetto di una risposta che faremo per venire, ma di sicuro alcune ha operato in piena legittimità, su questo posso garantirvi. La questione di costi alle persone, ma bene, lasciamo stare questo, poi magari vediamo come rispondere. Personale, però essendo dei posti di responsabilità.
quello che è stato fatto in passato qui a Caselle, e non solo da noi, così come ritengo venga fatto in qualsiasi altro comune, che il sindaco si avvalga di collaboratori che, oltre ad avere un curriculum personale che rispetti quello che devono essere le esigenze dell'ufficio stesso, goda della fiducia del sindaco e dell'intero consiglio, per cui questo è previsto dalla legge, laddove possibile ovviamente si opera in questo senso. Per le altre questioni, per i debiti, io l'ho sempre detto, parlerei di pendenze che hanno un attimino tutti i comuni, l'ho detto in campagna elettorale, a seconda della liquidità che si è avuto, si è provveduto anche a liquidare le fatture che avevano, che erano datate di qualche mese o di parecchi mesi, questo sempre in relazione a quelle che erano le esigenze di cassa dell'ente, senza mai mettere in pericolo quella che è la sopravvivenza economica dell'ente stesso, che allo stato attuale, voglio dire, non è come gli altri comuni in perfetta salute, ma non lo è l'Italia, se no non dovrebbe, come dicono in televisione, all'Italia vengono assegnati i compiti a casa, non lo è il bilancio dell'Italia, non lo è il bilancio di grosse città che rischiano il fallimento, non lo è il bilancio di piccoli comuni come Caselle, che con le proprie forze, con tranquillità e serenità onora quelli che sono gli impegni, magari con qualche mese di ritardo, ma li onora. E come spesso ribadisco, la salute di un ente viene anche vista sulla base e sulla scorta di non solo del pagamento delle fatture, magari anche un po' per entrate, ma su quello che sono i compensi dei dipendenti. I nostri dipendenti hanno sempre preso le mensilità per come le dovevano prendere, e questo testimonia anche uno stato delle casse, ripeto, che non sarà florido come non è florido in tutti i comuni italiani, ma sicuramente non da, almeno nell'immediato, non desta preoccupazione. Ok, vabbè, diciamo, siamo all'argomento numero 4. Costituzione dei gruppi consigliari e designazione dei rispettivi capigruppo. In questo caso, diciamo, in base allo statuto che prevede appunto che i rappresentanti dei gruppi consigliari siano i capigruppo, praticamente si identifichino con i consiglieri che abbiano preso più voti, sia dal gruppo di maggioranza che quello di minoranza. La minoranza è candidata alla carica di sindaco, quindi se siamo d'accordo su questa questione, il capogruppo di maggioranza è il vice sindaco Giampiero Nuzzo, per quanto riguarda la minoranza invece è il direttore così più difficile. Se siamo d'accordo procediamo così. Adesso passiamo al punto numero 5, elezione della Commissione elettorale comunale. Quindi abbiamo bisogno di... Sì, bisogna votare, sì. Thank you.
facilitato lo studio. Pellegrino Alexandra, Granato Domenico, Pellegrino Alexandra, Speranza Bruno, Granato Domenico, Speranza Bruno, quindi allora, sono tre Pellegrino Alexandra. Allora, 4 Granato Domenico, 3 Pellegrino Alexandra, 3 Speranza Bruno, quindi 10. Pellegrino Alexandra, Granato Domenico e Speranza Bruno. Adesso si passa alla votazione della nomina dei supplenti. Si distribuiscono anche 10. Fischer Giuseppe. Giuseppe Fischer. Fischer Giuseppe. Gallo. Granato Michele, Gallo, Gianfranco. Allora, sono 4 Gallo, 3 Fischina, Giuseppe, 3 Granato Michele. Grazie per essere stati presenti. Adesso abbiamo un piccolo rinfreschino, chiamiamolo così, si tratta di 2 pasticcini con una bottiglia di spumante per augurare a tutti quanti buon lavoro e per fare in modo, insomma, di trasformare.
trasformare questo momento anche in un momento allegro, insomma, e quindi vi invitiamo a passare qua nella lezione scolastica che sta a fianco a noi adesso appena abbiamo finito. Grazie.